Mio padre era un tifoso molto tranquillo, inizialmente aveva un abbonamento in tribuna numerata, mentre io, grazie alla mia giovanissima età ed anche un po' alla bassa statura, sono entrato gratis fino a 12 anni. E essere curto pure serve a qualche cosa. In tutta sincerità non mi divertivo troppo, anche perché avevamo il posto prenotato di fianco a un suo amico notaio che assisteva alle partite in assoluto silenzio, contrariandosi quando mi agitavo troppo e perfino quando esultavo, a dire il vero, in modo forse troppo esplosivo. Insomma, non era a mio agio. E quando una domenica il notaio cominciò a tossire rumorosamente in continuazione, giustificando il proverbio riservato alla sua categoria, a tossire notare, consumai la mia personale vendetta. Notà, state dando troppo fastidio questa tosse, ma non era meglio che me la stavate a casa sotto le coperte? Lui sorrise amaro, papà mi reda qui, ma ne valse la pena, perché a fine campionato cambiamo posto allo stadio. Di anno in anno abbiamo girato tutti i settori del San Paolo, dalla tribuna laterale ai distinti, fino ad arrivare alle più accessibili curve, anche perché ormai non ero credibile come portoghese. Fui contento quando i tornelli d'entrata mi dissero che ero troppo grande e che avrei dovuto pagare il biglietto. Mio padre un po' meno, perché fu costretto a comprarmi l'abbonamento.